E hey, ciao ragazzi, sono Steve Kristan Pro e oggi troviamo in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi mi trovo sul mio mondo di sopravvivenza che ci gioco da due anni. E raga, voi siete tutti invitati in questo mondo perché potrete costruire la vostra casa qui. Avete notato che non faccio tanti video? Beh, anche gli youtuber si godono una vacanza ogni tanto, eh? Vabbè, raga, allora. Ritorniamo sul nostro mondo. Siete invitati e dovrete accettare la mia richiesta di amicizia e magari bla 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 Vabbè raga, come ho detto, in questo mondo ci gioco oh no, ci gioco da uh, due anni e mezzo e mi manca il cibo. E ora che arrivo lì, aspettate un attimo. Vabbè, ora sto andando nel, nella nostra farm, del farm delle fattorie automatiche. Ecco, qua, questa sarebbe la farm di meloni che ha creato Jesse Jonathan. Vabbè, lui è un genio su queste cose, vabbè. Io sono più costruttore e minatore. Aspetta, aspetta, io mangio tutto. Oh, mia, 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 mia. Allora, raga, cosa potrete vedere in questo mondo? Potrete vedere questo elenco di cose. Nel mio mondo è pieno di passaggi segreti che nessuno conosce. E non tutti i giocatori nel mio mondo conoscono tutti questi passaggi segreti. Dove vanno da qualche parte? Ma raga, di passaggi segreti. Ce ne sono veramente tanti in questo mondo. E forse ce n'è uno anche sotto di me. Può darsi oppure no? Raga, siete invitati a entrare in questo mondo per esplorare qualsiasi cosa. Ma raga, adesso vi faccio vedere veramente... Tutti i passaggi segreti? No, non tutti, perché sennò eh, non è più una sorpresa. Vi farò vedere qualcuno perché ce ne sono almeno più di 10. Vabbè, di si sicuro abbiamo una bella miniera. Perché prima ero solo un buco e c'era sotto l'acqua. per andare giù. Vabbè, raga, qui sotto, per esempio, c'è un altro passaggio. Magari, va bene. Questo ve lo faccio vedere perché sono buono. Guardate. Passaggio segreto, oddio, si vede. Da un miglio, ecco qua. Aspetta. Allora. Se andiamo di qua, ci può... vabbè, questo passaggio è un po' da poveri. Ci sono veramente passaggi veramente più grandi. Cioè, di qua e di là, e di qua ed ecco qua. In questo è la parte del fiume. Vabbè, è solo così. Per Ecco, eh, ci sono anche dei pesci che cercano di trovare i passaggi. Vabbè, cose così. Eh, comunque è strapieno, veramente. Io li conosco tutti, ma dovrete scoprirli anche voi. In questa sopravvivenza, che cosa potete vedere? Adesso ve lo farò vedere. Vedete quella bella torre dell'orologio? È stata costruita in 4 settimane barra 5, un mese e qualche giorno. E vabbè, è molto alta, grande, e al suo interno c'è qualcosa. Ma io non vi farò vedere niente, perché dovrete entrarci voi. Allora, vi farò vedere cosa c'è sopra, 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 sopra. Ecco qui, ragazzi. Questo. Tutto il mio mondo Costruito in due anni e mezzo È veramente grande E quella è la mia casa Sarebbe Il mio mu il municipio La mia casa sarebbe tipo po piccola Mol È piccola la mia casa Però raga quel municipio l'ho costruito in È ancora in costruzione eh, Devo dire la verità e, e tutte queste costruzioni Le abbiamo fatte in due anni È stato molto bello Ci siamo molto divertiti È bello che sta eh, non abbiamo ancora finito Beh, questo è la torre dell'orologio con una campana e vorrei farci anche un faro, quindi cioè, vorrei farci un miscuglio di cose qui dentro. E di là ci sono tutte le case, costruzioni. Qui magari questo si chiamerà parco di qualcosa, poi di là c'è il, pe il pecorio, l'ho chiamato così. Guarda tutti i fiumi che vanno e se ne va via, ok? E quello lì è l'ospedale, vicino all'inferno, ovvio. Poi cioè, abbiamo un acquario, un orto e... E tutte le cose da esplorare che dovete farlo voi Ok vorrei cadere Ce la farò, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio Ok ce l'ho fatta Perfetto Poi magari eh, Cosa vi posso far vedere? Adesso non sto facendo niente Adesso sto facendo un po' il tutor di voi Cioè sto facendo un po' com fa Come vi faccio vedere un po' di roba Però raga eh, quello che vi sto facendo vedere è solo il sopra eh Sotto c'è cioè un'altra città Oppure qualcos'altro di nascosto? Ma ce ne sono veramente tanti di passaggi. Guarda che bello l'acquario. Creato almeno in due settimane. Ci abbiamo messo. Questa sarebbe una fontana che stiamo costruendo. Ah, sta facendo di assicurarsi. Sì, sta facendo un po' tutto lui. Però, vabbè, io gli sto portando tanti materiali perché se no non potevo costruire. Vabbè, allora. E... Questa sarebbe una miniera che. Un... Lasciamo stare. Cosa abbiamo fatto lì? Allora raga avete notato che forse è sempre giorno? Adesso vi dico perché è sempre giorno Abbiamo attivato i trucchi Perché abbiamo attivato i trucchi secondo voi? Adesso ve lo dirò È una lunga storia Tanto tanto tempo fa Quando non c'era niente di questo C'era solo il mio municipio che era piccolissimo Piccolo come quella casa in sabbia E la casa ignanta che sarebbe tipo piccola picco, Ancora più piccola della mia eh, cose, Case di legno Piccole, cioè... Non c'era così niente. All'inizio di tutto. Arri abbiamo invitato un nostro amico, che non voglio fare nome. E ci ha distrutto tutto. Tutto. Ha distrutto la cioè, distrutto l'intera casa, l'ha bruciata il legno. L'intera casa bruciata il legno. Io non volevo perdere quella casa. Quindi ho attivato i trucchi. E ho disattivato i miei obiettivi. E alla fine sono riuscito a fare il... Il 43% Da quel momento sicuramente il proprietario della casa si è incavolato ancora di più Perché questa non è casa mia ah, Ha usato le TNT Che non so neanche dove la trovate Beh, magari Perché noi abbiamo un altro passaggio Sicuramente raga Magari mi avete chiesto ma quanti diamanti hai? No raga io non voglio, non voglio dirlo perché mi rubate tutto Abbiamo... Uh, siamo arrivati a due stack e mezzo di diamanti. Sì, ma non tutti i miei, cioè un po' tutti. E questa è casa di Juve. Ciao Juve. Avete anche detto nel mio, mio video chi è. Poi raga, uh, nell'ultimo video avevo fatto... Non questo, l'ultimo. L'ultimo, In senso... Vabbè, avete capito. Oh, che cavolo. Io non riesco a usare questa posizione. Questa personalità. Aspetta. Devo vedere dov'è è questa strada. Ok, così. Vabbè. Conoscete Matteo Gamer? Anche lui si è fatto la casa qui. Ed eccolo qui. Ecco la sua casa. Questa è la casa di Matteo Gamer. Volete entrarci? Beh, basta che venite nel mio mondo e ve la vedete. E ve la guardate tutta. E vabbè, cosa vi posso far vedere? Vabbè, voi siete tutti invitati in questo mondo. Io non so che dire. Cosa facciamo insieme? Eh? Vabbè, scri scrivete un commento se volete entrare. Che io vi farò entrare. Basta che mi scrivete in una chat. La chat di Xbox beh, va bene. Che io ho la P Xbox e vi rispondo da lì. Vi faccio entrare. Quanto volete. volete eh, però l'unica regola che c'è in questo mondo, sicuramente. Le regole principali sono: Non uccidere, non rubare le cose che mi danno un erpi Se volete qualcosa ve lo do io, ma non rubate, va bene, vero? Raga, non rubate, non rubate. Se no, vi devo espellere dal mondo. E non tornerete mai più. Winnie, se volete una cosa me lo chiedete, io ve la do normalmente. Una, la regola più importante di questo mondo è che dovete mettere le cose nelle casse subito, prima di uscire dal mondo. Tutto nelle casse, ricordatevi anche l'armatura, tutto. Perché in, questo, in questa mappa di Minecraft è molto vecchia. Cioè, abbiamo giocato da, da appena abbiamo i primi giorni di Minecraft, quando, quando l'abbiamo installato. Cioè, questo mondo c'è stato sempre. Questo è proprio salvato nel mio account. Non è un mondo normale del dispositivo. Questo mondo ce l'ho da, da tanto: eh. due anni. Sono già tanti. Beh, non proprio l'ho installato. cioè, Ce l'avevo dalla quinta elementare questo mondo. E poi non ci ho più giocato. L'ho lasciato lì. Però non abbiamo contato gli anni. Ci siamo fermati e basta. Vabbè, abbiamo attivato i trucchi. E i creeper ci davano tanto fastidio perché. Perché esplodevano a caso. E poi. I mostri spawnavano di giorno. In mezzo alle torce. Cioè. Cioè, nel buio non spawnavano. Cioè, era l'incontrario. E da qua abbiamo attivato anche questa. Abbiamo disabilitato alcune cose. E vabbè. Fa niente se non abbiamo più trucchi, però vabbè. Ci acconteniamo lo stesso. Se volete entrare, chiedetemi. Perché in, quest in questo mondo. Ci sono tante persone, adesso vi faccio vedere, allora dov'è il mio libretto, eccolo qua, facciamo con l'inventario, allora, per esempio qua c'è le missioni della sopravvivenza da fare, cioè... poi i comandi, siamo... abbiamo... questi sono tutti i comandi che abbiamo usato, eh, questi sono, vabbè, scriviamo libri così, lo scrivo io, questi sono tutti i giocatori e eh, vabbè, vi ho fatto vedere chi è stato a fare l'esplosione. E questi sono tutti i giocatori che stanno giocando nel mio mondo. Adesso, raga, eh, una volta eravamo almeno in set a giocare. Tutti in chiamata. E vabbè, che devo dirti? Mi, mi è molto piaciuto a me. Vabbè, raga, comunque io vi saluto. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!